Ben ritrovati gentili telespettatori, questa è una nuova puntata di 724 Europa. Abbiamo un ospite nuovo, un membro del Parlamento Europeo, Marco Affronte. Benvenuto Marco. Lei però si era presentato, come dire, era stato eletto con il Movimento 5 Stelle. È sì. Una delle due persone che ha preferito uscire dal Movimento, adesso fa parte dei Verdi. Sì, sì, sono È stata uscito... una scelta difficile? Ah, è stata molto difficile, molto difficile perché sono stato... 7 anni della mia vita nel Movimento 5 Stelle, ovviamente prima molti anni da attivista, quindi attività sul territorio, eccetera. Condividevo e condivido tuttora molte delle battaglie dei contenuti politici del Movimento. Però c'era qualcosa che non andava, sì, c'erano alcune cose che non andavano. Diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quel passaggio ALDE, poi il ritorno all'FDD, insomma direi una cosa gestita in maniera abbastanza, se posso dire, dilettantistica, che mi ha un po' spaventato. E poi in quei giorni ho posto delle domande a Grillo e a Casaleggio, le risposte che ho avuto non mi sono piaciute, avevo già dei malumori da tempo perché è evidente che il Movimento è cambiato tanto in questi ultimi anni, tanto, non c'è più democrazia interna, insomma è diventata una cosa molto differente. Non so se il fine giustifica i mezzi, ma secondo me non è sempre così, per cui non c'erano più per me le condizioni per stare lì dentro, però io vengo dal mondo dell'ambientalismo, ho sempre lavorato per la biologia marina, sono un laureato in scienze naturali, lavoro in commissione ambiente, lavoro in commissione pesca, i Verdi mi sembravano la soluzione adesso migliore. Adesso si trova bene. Adesso sono nel nuovo gruppo e mi trovo. Senta, ci sono due argomenti sulle quali, come dire, facciamo questa breve intervista anche per conoscerla meglio e farla conoscere evidentemente al nostro pubblico. Lei si è reso protagonista del nuovo regolamento per la raccolta dei dati nella pesca, che rappresentano un momento importante non soltanto per l'industria di per sé, ma per l'acquacoltura, per l'ambiente. Cioè, ci sono molti dati che servono. Cioè, perché è così importante il regolamento dei dati? È così importante anche se può sembrare una questione tecnica, in realtà è abbastanza semplice da comprendere. Noi prendiamo qua dentro tante decisioni politiche, ovviamente, nel nostro mestiere, decisioni politiche che poi incidono appunto sul modo in cui, nel caso specifico, andiamo a pescare, che cosa peschiamo, quanto ne possiamo portare via, eccetera. Ma è anche la cosiddetta, tanto per essere chiari, misure della sardina, dell'acciuga, piuttosto che anche, le altre. Non soltanto, ma anche per esempio quello che a volte fa sorridere, in realtà... Esatto. È importante, no, perché gliel'ho detto apposta, no? Ma perché? Cioè, noi sappiamo che quella specie si riproduce a una certa misura e se noi la peschiamo più piccola non ha avuto la possibilità di fare dei figli, quindi noi la andiamo a prendere troppo presto al mare. Allora, chi ci dice qual è la misura giusta? Ce lo dicono gli scienziati. Quello è un dato scientifico che noi dobbiamo avere. Poi dopo è chiaro che la nostra decisione politica si basa sul dire dobbiamo pescare soltanto gli individui di una certa misura. Questo è un esempio di dati, ma ce ne sono molti altri, ma sta di fatto che la politica comune della pesca, sulla quale noi lavoriamo ormai, perché quella è il quadro generale dal 2014 ad oggi, dice chiaramente che le decisioni politiche devono basarsi su dati di tipo scientifico. Come facciamo a raccogliere questi dati? Da dove li prendiamo? Chi li prende, eccetera, è tutto in questo regolamento di cui sono stato relatore, che è stato approvato recentemente. Sono soddisfatto di queste cose? Sono molto soddisfatto, è stata meno facile di quanto pensavo, nel senso che in realtà col fatto che era un file tecnico si pensava che fosse un po' meno difficile la negoziazione, invece poi in realtà col Consiglio abbiamo dovuto discutere abbastanza. Però è anche vero che parlando di pesca si parla di mare, quindi se si parla di mare si parla, come dire, anche di ambiente da tutelare, assolutamente, no? Sì, assolutamente. No, perché è dato per scontato, ma poi quando arrivi al mare e noti che ci sono delle cose che non vanno, come gli sversamenti, come alcuni problemi, è un problema serio. Sai, il suo predecessore Guido Milana, non so se lo conosce, che lavorava molto sul settore della pesca, mi ricordo mi disse qui in una trasmissione una frase che ho trovato bellissima: del mare non c'è tutela fino a quando non si potrà costruire. Eppure il mare è un elemento importante. Molto importante. Ma qui c'è tanto da dire, nel senso che le basi della politica comune della pesca sono di una pesca sostenibile, che è una parola che ormai usiamo talmente tanto che non riusciamo neanche, ne abbiamo perso il significato. Sostenibile vuol dire che io posso continuare, in quel caso, a pescare nel tempo
nel tempo, appunto, cioè non può essere una risorsa che dopo un po' si esaurisce e l'abbiamo finita, deve durare nel tempo, quindi dobbiamo darci dei limiti per poterla pescare e dare la possibilità anche all'economia che ci sta sopra, come la pesca, di poter appunto proseguire. Per questo che vi litigate sempre con i pescatori magari italiani, perché dicono perché c'è bisogna la moratoria trovare, di questo tipo, per cui poi l'industria viene minacciata, e lì come rispondete? La risposta è: se voi volete come economia continuare a sopravvivere, dovete fare in modo che sopravviva la risorsa su cui voi lavorate. La risorsa è quella naturale, il pesce che voi pescate. Quindi avere la pesca sostenibile, lavorare mettendo dei limiti, mettendo delle regole per mantenere la risorsa in modo che voi possiate continuare a sopravvivere e anche a prosperare. Scommessa difficile, affronta, molto difficile, glielo dico difficile subito, guarda, perché io incontro i pescatori tutte le settimane, quando vado via da Bruxelles ogni weekend incontro i pescatori, mettere insieme questi interessi è difficilissimo. Che cosa li dicono? Ah, tante cose, ovviamente spesso anche diciamo poco basate sulla realtà, ma la loro percezione è: l'Europa ci mette troppe regole, ci dicono sempre cosa dobbiamo fare, le leggi cadono dall'alto, eccetera. Visto dalla loro parte è comprensibile. Ma lei riesce in qualche modo a spiegarle i meccanismi? Io riesco. Oppure le parti rimangono distanti e non c'è nessuno? Devo dire che riusciamo in qualche modo a dialogare. Loro apprezzano, non lo dovrei dire, però loro apprezzano che io non passo attraverso, molto spesso attraverso i rappresentanti delle categorie, delle associazioni, ma parlo direttamente con i pescatori, perché loro dicono: nemmeno le associazioni ci rappresentano. Mi sono rovinato. Allora, a proposito, c'è un'altra questione sulla quale lei sta intervenendo e che sembra lontana da noi, ma tanto lontana non è, perché l'accesso all'Artide è anche il problema dei cambiamenti climatici. Sappiamo per certo che ci sono 3 paesi europei che hanno, come dire, proprietà, proprietà. Certo. E poi ce ne sono, mi sembra, altri 8 che hanno interessi in coabitazione, ad esempio come l'Italia nello sviluppo delle ricerche. Perché è così importante non consentire che in Artide poi ci sia un'aggressione, da questo punto di vista mi pare capire, commerciale, no? Sì. Ma c'è questo rischio? Beh, il rischio c'è assolutamente, nel senso che noi stiamo proprio parlando in questi giorni al Parlamento dell'Artico come nuova risorsa. Sì. Qui il paradosso, l'ho fatto notare anche in aula plenaria, è questa: noi abbiamo aggredito le risorse del pianeta in maniera molto aggressiva e abbiamo causato dei problemi, uno dei quali sono i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici adesso stanno intervenendo sull'Artico, i ghiacci si ritirano, si aprono nuove vie di navigazione, si aprono nuovi territori di scoperta sia per l'industria petrolifera ma anche per la pesca, per dire. E invece che dire: ok, abbiamo fatto un danno, adesso fermiamoci e difendiamo quell'ambiente, noi diciamo: ah, però si aprono nuove prospettive di sviluppo economico. Questa idea qui vuol dire proseguire nel business as usual, cioè andare avanti a prendere risorse finché possiamo, senza mai fermarci a pensare alle conseguenze. Cioè, noi ci pensiamo dopo, ci guardiamo indietro e diciamo: oh porca miseria, ho combinato un disastro, se ci pensavo prima forse non ci arrivavo. Quindi, come al solito, una soluzione short, cioè nel breve sfruttiamo quello che possiamo senza pensare a quelle che sono le ripercussioni nel medio-lungo periodo. Sì, no? Sfruttiamo quello che possiamo, ma veramente con molta riflessione e con molti dati scientifici. Vabbè, cioè, se lei ha lanciato quest'allarme, dire, evidentemente c'è, no? C'è, no, assolutamente l'allarme. E allora che cosa sta facendo? Allora, noi abbiamo votato una risoluzione in Parlamento proprio pochi giorni fa, in cui si dice chiaramente che, pur cercando di non limitare nel limite del possibile lo sviluppo dell'area, eccetera, dobbiamo tenere presente degli interessi delle popolazioni artiche, che comunque ci sono, perché in genere poi ce le dimentichiamo, quelli che vivono sul luogo, e gli interessi di quegli ambienti, proprio ambienti naturali. Dovremmo, la nostra proposta come Verdi è stata anche di fare un'area marina protetta molto ampia, nel senso che non diciamo più si aprono nuovi territori, eccetera. No, lì ci mettiamo uno stop, lì non ci arriviamo, anche se si aprono nuovi territori, perché c'è un ambiente da preservare, e quindi lavoriamo prima di causare il danno, senza dover poi quindi andare a cercare. Immagino che le associazioni ONG, soprattutto le ambientaliste, vi stiano stanno spingendo molto, e devo dire che la risoluzione che è uscita dal Parlamento è molto buona, però è una risoluzione, quindi non impegna, è un po' la posizione del Parlamento, ma non è un impegno per la Commissione. Speriamo siamo in chiusura a fronte, le voglio chiedere: lei quando è entrato qui nel 2014 era la sua prima esperienza in un'istituzione civile, ha dei rimpianti?
No, non ho dei rimpianti. È più difficile del previsto? Beh sì, è molto difficile, è molto impegnativo sicuramente. Mordere la politica è una cosa seria? Sì, ecco, io devo dire che mi salvo molto spesso perché mi vedo più come un tecnico. Cioè, infatti lavoro nella Commissione Pesca, nella Commissione Ambiente, che è un po' il lavoro che io ho sempre fatto nella mia vita, anche se da un altro punto di vista. E quindi quando la politica mi opprime troppo mi salvo dicendo che io faccio veramente il mio lavoro. Però poi la politica in per certi aspetti mi piace anche, e quella però per me, per come sono fatto io, per il mio carattere, è la parte più complicata. Però ci sono più luci o più ombre su questa esperienza? È una cosa che magari è interessante capire da lei. Più luci. Nel senso che si riesce, lavorando si riesce a pian pianino a ottenere qualche risultato e cercare di fare le cose insieme. Qui dentro questa è una situazione molto lontana dai cittadini, ma si decidono tante cose e forse sarebbe giusto che i cittadini fossero più a conoscenza di quello che si fa qua dentro. Va bene, grazie Marco Anfronte, la troveremo presto per parlare anche di altre cose, magari indagare, perché proprio stamane abbiamo deciso di capire che c'è un intervento partecipativo dei cittadini molto più importante. Sì. Quindi anche su questo elemento grazie davvero, buon lavoro e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Arrivederci.